Dorina Bianchi, sottosegretario al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. L'OICE 2016 ha evidenziato un crescente interesse da parte degli organizzatori di eventi nei confronti dei musei come sedi e location per eventi. C'è da parte del MIBACT un interesse, una disponibilità a rendere fruibili gli spazi museali per gli eventi? Beh, il MIBACT sta lavorando soprattutto a rendere fruibili gli spazi museali italiani. I visitatori nei musei sono aumentati, sono 44 milioni, con un aumento del fatturato altissimo per quanto riguarda i musei. Naturalmente la fruibilità per i grandi eventi come i congressi diventa un fattore di grande crescita. Ci sono dei musei italiani che hanno la possibilità di ospitare degli eventi molto particolari, parlo per esempio dal Museo di Torino al Chiostro del Bramante a Roma, a Palazzo Venezia, insomma sono tutte realtà su cui che stanno già lavorando insieme a molte altre e su questo c'è un impegno molto forte del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo che è cosciente di quanto sia importante la questione dei beni culturali per l'incremento di un settore come il turismo che nel nostro paese è in grande crescita.